Ma guarda, con Naviga nuovo, questa diciamo, è la seconda volta che correremo insieme. Al Sosio era andata benissimo, quindi spero che anche qui possiamo ripetere come eravamo a Sosio, quasi sul podio di essere primi. Traditi da un guasto meccanico all'ultima prova. Però la targa per me ha portato sempre bene, devo dire. Questa è la quinta che faccio e quasi sempre sono arrivato sul gradino più alto del podio. Guarda, secondo me tutte impegnative, ognuna ha la sua propria caratteristica. Per me la targa è quella che preferisco di più, è la Lascari. La piano battaglia è molto tecnica, dove conta più proprio il saper cogliere la strada in tutto e per tutto. La Polizzi è un po' da fegato. Abbastanza bene, calmo, tranquillo. Abbiamo litigato già prima della gara. Speriamo che vada tutto bene. Sì, questa per me è la quinta partecipazione, come hai detto tu sono un patito del rally e quindi questa gara non potevo mancare. Speriamo che la finisca come ogni anno cioè, ho partecipato quindi l'ho conclusa, speriamo che anche questa sia l'anno buono. Qui in piazza Garibaldi, dove si alza il tricolore per voi. Naturalmente speriamo che anche il pubblico possa essere così numeroso come questa sera. Partiti con il numero 114, Andrea Anastasi e Giuseppe Cangemi, mentre noi siamo nella classe 2000 del gruppo N, ecco, ricordiamo anche in che categoria siamo, numero 115. Cristian Guarda, finora tutto bene, siamo partiti con le gomme usate, fino all'ultima prova quasi quasi a momenti si vedeva la tela, però ce l'abbiamo messa tutta per finire bene, infatti siamo primi della classe, nell'assoluta forse saremo quinti o sesti, quindi tutto sommato sta andando meglio delle aspettative. Comunque era da 2 giorni che non lo giocavamo, oggi abbiamo iniziato di nuovo a litigare perché, come puoi vedere, quella è la gomma con quale siamo arrivati. Non mi sembrava il caso di forzare tanto, infatti ho cercato di tenerlo il più possibile. Passiamo adesso al challenge di zona sul palco d'arrivo. Anastasi e Cangemi sono il primo equipaggio a salire qui sul palco per la gara del challenge di zona. Rosario, loro sono terzi assoluti nella classifica del challenge di zona, sono primi di gruppo, primi di classe. Andrea Anastasi, Giuseppe Cangemi. Complimenti a tutte e due. Andrea, ieri mi hai detto non si può resistere al fascino della targa, però in confidenza me lo puoi dire, te l'aspettavi questo risultato? Assolutamente no, cioè, stamattina veramente ce l'abbiamo messa tutta per raggiungerlo, non così in alto come siamo arrivati adesso, però una volta poi essendo là ce l'ho messa tutta per arrivarci e finalmente ce l'ho fatta. Ma la targa è la targa, premia chi osa di più. Terzi classificati, c'è una della sorpresa. Challenge di zona. Beppe, c'è una sorpresa, verranno comunicate adesso i vertici di Acisport. La gara del challenge va premiata come la gara dell'assoluto. Quindi terzo, secondo e primo. La macchina va parcheggiata qui. Secondi classificati della gara del challenge di zona, Salvo Armaleno. Team del Mago sulla Renault Clio RS. Ecco, si prepara l'assessore Parisi, si prepara il vice sindaco per consegnare i riconoscimenti. Seconda posizione, secondo gradino del podio per l'equipaggio della Martina Rally Team con la Renault Clio Super 1600, Salvatore Armaleo, Franco Chambeino. Li abbiamo appena visti ed hanno vinto con un tempo totale di 1 ora, 1 minuto, 37 secondi, 5 decimi.
con la consegna dei premi, la consegna date abbondantemente, naturalmente se possiamo essere distaccati. Andrea Anastasi e Giuseppe Cangemi. Dove sono i ragazzi? E allora oggi le prove speciali sono state completamente assiepate dai tanti appassionati, dal grande pubblico siciliano e di Cosmo e Pisce nella propria mente. Bene, continuiamo con la premiazione della... Seconda, attenzione, in uscita, avanti di sinistra, al sinistro, secondo,
Thank you.